Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Cosa significa? Significa che tutto quello che faccio è in funzione della via alchemica, della meccanica, è in funzione del respiro di libertà dell'Anticristo ed è in funzione della via alla conoscenza della stregoneria. E proprio stasera, intanto vi ricordo che stasera ci ritroviamo a Montegrotto in via Aureliana presso il pub Imbolc, dove ci troveremo alcuni a chiacchierare del più e del meno, mangiarci un panino, berci qualcosa e vabbè, poi le discussioni vengono fuori a seconda delle problematiche che vengono poste dalle persone che ci sono. Se le persone non hanno problematiche, si chiacchiera del più e del meno, poi se ne va a casa, insomma. Bene, allora l'appuntamento è alle ore 20:30-21 presso il pub Imbolc di via Aureliana a Montegrotto Terme. Poi noi ci ritroviamo invece il giorno sabato 24 marzo. L'ultima ora sono le 17:30, 5 e 30 del pomeriggio per il rito dell'equinozio di primavera. È il rito della nascita, è il rito con cui celebriamo ogni nascita, ogni conoscenza e viene tenuto presso il bosco sacro di Jesolo in via Cagamba, settima traversa. 24 marzo celebriamo il rito dell'equinozio di primavera, equinozio, sì, di primavera. E tanto per dirlo, sono arrivate anche le zanzare, le prime zanzare di stagione, visto che siamo già in marzo. Bene, allora questa sera, visto che Vise mi ha lasciato anche qualche minuto in anticipo la trasmissione, proprio per ringraziare le donne e il lavoro che hanno fatto per portarci fuori dall'orrore, dal terrorismo cristiano, questa sera sospendo la percezione, sospendo la percezione extrasensoriale che riprenderò dalla prossima volta e vi farò quello che vi ho già fatto nelle occasioni importanti, che è che cos'è la stregoneria e come si diventa stregoni, la madre della vita, nera notte e i suoi figli. E vi racconterò in semipoesia, in semilirica, quella che è una via alla stregoneria, che è quella che è la via alla stregoneria, poi ognuno la traduce come vuole. Naturalmente questo implicherà che dovrò andare abbastanza velocemente e come sapete che si capisca o che non si capisca quello che io dico, a me sinceramente non interessa nulla, nel senso che io vi do tutto quello che è necessario conoscere. Se voi lo afferrate o non lo afferrate, non sta a me decidere cosa voi prendete o cosa non prendete. Io devo fare esattamente ciò che mi sento di fare e ciò che ritengo in dovere fare. Che cos'è la stregoneria? La madre della vita nera notte. Si alzava la cetta e verso il torrente la testa rotolava. Testa di uomo, troppo giovane per continuare a vivere. Testa di uomo, troppo vecchio per permettergli di ricordare. Testa di donna, troppe storie aveva raccontato. Testa di donna, a quanti alberi aveva parlato. Una dopo l'altra rotolavano verso il torrente. Noi che eravamo scappati cercavamo un rifugio. Rimasero sbarrate le porte dell'Olimpo. Gli dei erano adirati perché gli uomini avevano perso la ragione. Rimasero sbarrate le porte dei figli di Urano stellato. I titani erano adirati perché gli uomini avevano smarrito la passione. Solo Nera Notte aprì la sua casa, solo Nera Notte accolse gli sbandati. Nera Notte li avvolse nelle sue spire e li nascose da chi sapeva solo tagliare le teste. Poi Nera Notte fece loro un regalo, compagni di giochi divennero dei suoi figli. Giocate, giocate, sussurrava Nera Notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Così giocammo con i figli di Nera Notte. Moros si sedette davanti a noi e mescolò le carte. Non guardava, non vedeva, non rifletteva, ma ad ogni mano spazzava il tavolo.
Ogni volta che giocavamo con Moros restavamo senza vestiti. Moros chiedeva ogni volta di pagare la posta. Rideva nella notte, mentre noi tentavamo di sfidare Moros, mentre Moros mescolava le sue carte. Moros ci portava via i vestiti. Le carte nelle mani di Moros cambiavano forma, cambiavano rappresentazione. Noi, come figli di Era, rimanevamo ogni volta senza vestiti. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Cambia la forma, cambia il gioco. Tutto è diverso e tu vuoi essere sempre te stesso. Non sfidare come Ercole la sorte, sii tu stesso la sorte. Moros è potente, lui detta le regole del gioco. Tu fatti regola e infilati nel gioco. Non opporre il petto villoso a chi ti punta la lancia, scegli d'essere lancia oppure vento che lancia non può ferire. E giocammo al gioco di Moros per un tempo che parve mai finire. Sussurrava nella notte: giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. E giocammo con Chere. Scegli, scegli una carta, diceva Chere, scegli, scegli una via. Scegli, diceva Chere. E io sarò là ad attendere il tuo arrivo. Una scelta e io sarò il tuo effetto. Guardami, diceva Chere, guardami e puoi scegliere, e poi scegli. Ti faccio schifo, ma se tu non mi guardi prima di scegliere, allora il terrore si impadronirà di te. Chere, Chere, quanto ho imparato ad amarti, quanto orrore mi facesti quando ti vidi la prima volta nella casa di Neranotte. Guarda, sussurrava Neranotte, guarda bene. Sei sicuro che sia il mostro? Il suo nero scompare in questa casa. Tu sei il suo colore. Non scegliere coprendoti gli occhi, guarda fisso. Ora che guardi, figlio di Era e Zeus, dimmi, che colore ha Chere? È rosso, urlai, è rosso. Rosso come il mio sangue, rosso come il fuoco della conoscenza che alimento, rosso come l'ardore delle mie scelte. Figlio di Era e Zeus, impara a guardare prima di scegliere. E scegli solo dopo aver guardato. Non ci sono mostri nell'ombra, solo le tue paure che afferrano il tuo stomaco. Sussurrava nella notte: giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli la carta, disse Morte. Io scelsi. Dall'alto in basso la falce mi tagliò. Scegli la carta, disse Morte. Io scelsi. Dall'alto in basso la falce mi tagliò. Sussurrò le mie orecchie nella notte. Piccolo figlio di Era, impara a saltare. Piccolo figlio di Zeus, la falce non puoi evitare. Impara a saltare, impara a saltare, impara a saltare. Nessun figlio di Era può vincere Morte. Nessun figlio di Era può evitare la sua fine. Girino diventa rana. Bacco diventa farfalla. Figlio di Era e Zeus diventa un dio. Che gran gioco giocammo nella casa di Neranotte, mentre Morte alzava la sua falce ed io, artigliando l'infinito, trasformavo me stesso. Esultava Morte, che aveva posto fine alla mia esistenza, esultavo nel percorrere un sentiero sconosciuto. Sussurrava Neranotte: giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giocammo, giochiamo a un nuovo gioco, disse Sonno mentre mescolava le sue carte. Rispondi, disse. Dove ti trovi? Sono nella casa di Neranotte e sto giocando coi suoi figli. Risposta sbagliata, disse Sonno. Sei incatenato ad un muro di pietra. Ti stanno friggendo le carni. Ma cos'è il vero? La carne che frigge o le carte che Sonno sta mescolando? Sussurrò alle mie orecchie Neranotte. Di qua o di là. È sempre un luogo donde può provenire la conoscenza, ma tu sei un figlio di Era e solo in Era puoi esercitare la tua azione, che la tua conoscenza esige. Mescola le carte, Sonno, anche se la mia carne frigge, altri uomini prenderanno quelle carte. Sussurrava Neranotte: giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Sonno, io ho vinto questa mano, apri la porta ai sogni. Aprì una porta, Sonno. Balzarono fuori, gioiosi, allegri, paffuti. Ridevano i sogni, accarezzando le mie speranze. In essi si disperdevano i miei desideri e i miei sogni si godevano. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Figlio di Era,
di panna la bruma dai tuoi occhi. Figlio di Zeus, disperdi la nebbia. Sogni gioiosi, allegri, paffuti, carezzevoli, affettuosi, amorevoli, delicati, dolci, piacevoli, soavi, teneri. Che catene feroci stavate forgiando le mie emozioni. Non farti ingannare dall'allegria, dall'amore, dalla piacevolezza. Si chiamano catene. Sono catene con anelli d'acciaio nitrurato e inchiodano l'attenzione al tempo presente. Figlio di Era e Zeus, gioca con i sogni della porta accanto. Madre, nera notte, questi sono spietati, mi assalgono, mi strappano, penetrano feroci le mie emozioni. Madre, questi sono duri come l'acciaio. Sì, ma non ti fanno assopire le emozioni, non inchiodano la tua attenzione. È con loro che devi misurarti, figlio di Era e Zeus. Domani sarai più forte. Gioca con i sogni potenti, alimenta e tonifica con essi le tue emozioni. Sogni sono figli potenti, ti forgiano invincibile, immergendoti nelle acque dello Stige, o ti tolgono il coraggio con l'amore, la piacevolezza. Chi è duro come l'acciaio non costruisce catene. Non ingannarti, figlio di Era e Zeus. Tu puoi scegliere i sogni con cui giocare, con cui giocherai, con chi giocherai, forgerai Chera che ti attende. Sussurrava nella notte. Giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. E gioca il mio gioco, stupido figlio di Era. Non hai consapevolezza, non hai conoscenza, non sai guardare il tempo che viene incontro, stupido figlio di Era. Le tue emozioni creano disastri fra la tua specie. Le teste tagliate? Loro tagliano le teste. Ma chi è quell'imbecille che porge il collo alle loro mannaie? Debole difesa, figlio di Era. Così Biasimo mi invitò al suo gioco. Ecco, disse Biasimo, questo è il mondo che è. E questo è il mondo che sta nella tua testa. Ora agisci, muovi la tua pedina e vedremo se gli effetti della tua mossa saranno uguali nel mondo della tua testa o nel mondo che è. Coraggio, figlio di Era, quante mosse hai fatto per indurre a porgere il collo alla loro mannaia? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Il presente giudica le azioni passate. Il futuro giudica le azioni che fai. Ogni azione è un errore. Ogni errore modifica l'insieme in cui interviene. L'insieme si adatta all'errore con altri errori. Il futuro è un insieme di errori. Non esiste un'azione che non sia un errore. Non temere di sbagliare, figlio di Era. Tutto è un errore. Agisci col cuore, sussurra nella notte. Giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli una carta, diceva l'ombra che mi stava davanti. Scegli una carta. Ed io scelsi. Ciò è sventura, ogni scelta è sventura. Qualunque cosa farai, io sarò la tua compagna. Qualunque cosa manifesterai, manifesterai me, sventura. Ecco, tremavo, non osavo più pescare carte da quel mazzo. Sventura, sventura, sventura. Tu, sventura, mi perseguiti. Come posso io pescare una carta se qualunque carta io pesco, sempre sventura riuscirà a perseguitarmi? Stavo per arrendermi davanti a sventura. Le braccia cadevano lungo i fianchi e il respiro divenne lento. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Certo, mia figlia sventura ti porta alla perdizione. È da quando sei nato che mia figlia sventura progetta la tua fine, il tuo smarrimento. Sventura è gemella di Biasimo. Qualunque cosa fai sbaglierai. Qualunque cosa fai ti porta a sventura. Però anche qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Tu puoi scegliere, figlio di Era, come giunge la sventura. Qualunque cosa fai ti porta a sventura. Qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Guardai nella notte che mi avvolgeva e urlai: sventura, mescola le carte e Dio sceglierò. Sventura mescolò e Dio scelsi. Sventura, sventura, urlò la figlia di nera notte. E Dio dissi: sventura, mescola le carte e Dio sceglierò. Ancora, disse sventura,
Ancora risposi, perché? Chiese Sventura. Io ti amo, figlia di Nera Notte, e ci abbracceremo compagni per l'infinito. Finché io scelgo, io sono vivo. Finché il mio cuore è impavido, io continuo a scegliere. Lo so che il mondo è infinitamente più grande e mi porta inevitabilmente ad abbracciarti, Sventura. Ma chi ti abbraccia è una persona che ha scelto, non una persona che ebbe paura di scegliere. Io costruisco la mia sventura, io costruisco il sentiero che mi porta da te. Sussurrava nella notte, giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Alte, minacciose, mi si pararono davanti le sorelle Esperidi. Vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Vuoi giocare con i nostri pomi? I nostri pomi donano la conoscenza e la consapevolezza a chi li tocca. I nostri frutti donano l'infinito a chi li tiene nelle mani. Io allungavo le mani per prenderli. La forza mi abbandonava. I sensi erano confusi. L'equilibrio era incerto. Riprova, piccolo figlio di Era. Riprova a prenderli. E ridevano. E mi gettavo con la forza di un toro. E tutto spariva, tutto si risolveva. La forza di Zeus, l'ardore di Dioniso, l'intelligenza di Atena, la possenza di Ares, la trasformazione di Demetra, tutto inutile. Gioco spaventoso con le Esperidi. Come si può dare l'assalto a qualche cosa che svanisce, che non regge nella forma? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava, con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Le illusioni svaniscono quando, manifestando la discendenza di Crono, dai l'assalto. Le Esperidi nascondono i pomi d'oro dietro la barriera delle illusioni. Quando dai l'assalto, le illusioni svaniscono, e così anche i pomi che vi sono conservati. I pomi sono la conoscenza, le illusioni sono quanto ti separa dalla conoscenza. La conoscenza dissolve l'illusione, ma la conoscenza ritorna nell'illusione. Figlio di Era, rifletti, osserva il tuo cuore. Quando Era ti partorì, non ti costruì dal nulla, ma prese frammenti di titani con cui ha forgiato ciò che tu sei. Piccolo figlio di Era, non pensarti nella forma. Dentro di te ci sono tutte le discendenze dei figli di Urano stellato. Quando i figli di Zeus falliscono, fermati e ascolta il tuo cuore. E mentre nella notte mi sussurrava, un sussulto ebbe il mio sentire. Da un luogo remoto del mio cuore, dall'ampio Tartaro, una forma si mosse e si stirò, dopo qualche cosa che parve un risveglio dopo un lungo sonno. Quella forma invase tutte le mie fibre, e al vederla le Esperidi fecero svanire la nebbia. Nel mio cuore si era risvegliato Atlante. Giochiamo, Esperidi, dissi avviandomi a prendere gli aurei frutti. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giochiamo, piccolo figlio di Era, dissero le Moire, Atropo, Lachesi e Cloto. E mentre mi dicevano giochiamo, Atropo alzava le sue forbici davanti al mio viso. Ricordati che devi morire, diceva Atropo, mentre Cloto filava e il filo era avvolto dalla Chesi. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Intanto Cloto filava, la Chesi avvolgeva e Atropo tagliava. Cloto costruiva la mia vita, la Chesi la torceva su se stessa e Atropo vi metteva fine tagliandola. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Cloto costruiva la mia vita, la Chesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Piccolo figlio di Era, pensa a te stesso, come una nave abbandonata fra le braccia di un Poseidone in tempesta. Battono sulla chiglia onde gigantesche, tu ti pieghi, mentre una contronda invade il ponte ed entra nella stiva. Un'altra onda ti solleva come un fuscello e subito, mancandoti il mare da sotto, il cuore ti sale in gola mentre sprofondi nel vuoto. In questa tempesta sei nato, piccolo figlio di Era. Cloto costruiva la mia vita,
La Chesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, la Chesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Ho scelto il gioco, dissi. Giochiamo i pirati. Cloto, la Chesi, Atropo mi fissarono stupite. Che gioco sarebbe, piccolo figlio di Era? Il gioco dei pirati, disse io. Bene, disse Atropo, facendo roteare la sua forbice. Inizia. Ed io, di salgariana memoria, mi mise ad urlare. Uomini alle vele, che un altro uomo affianchi il timoniere. Mettete in moto le caldaie, date forza alle eliche. Affrontate i cavalli di Poseidone, evitate le secche e gli scogli. Rivolto alle Moiri dissi, tocca a te, Cloto, che i venti soffino più forte, che le onde si alzino, i cacciatori di pirati al servizio della regina escano in caccia. Il mondo vuole filare la mia vita, ma nel mondo io agirò filando la mia vita. Cacciatori, cercatemi, e io vi darò la caccia. Predatori, predatemi, e io vi trasformerò in prede, almeno finché lo potrò fare. Cloto, non riuscirò a strapparti il filo della vita dalle tue mani, ma assieme alla volontà del mondo dovrai filare anche la mia volontà. Misura la Chiesa il gomitolo della mia vita, l'ho tessuto con le mie mani, là dove Cloto scatenava tempeste. Cuore si saldo, intelletto, mantieni il timone del mio intento, coraggio, fai funzionare le caldaie del cuore della determinazione. Sapere e consapevolezza, date forza alle mie scelte, alle scelte del mondo in cui vivo, mi adatterò, alle scelte del mondo in cui vivo, risponderò. Taglia, Atropo, taglia quel filo, taglia, Atropo, il filo che la Chiesa ha misurato, quello è il filo d'oro delle scelte della mia vita. Taglia, Atropo, io sono pronto per l'infinito. Come un pirata di salgariana memoria mi sono mosso nella vita, perché le tempeste erano immense e io, piccolo figlio di Era, ero instabile su quel legno. Cloto, la Chiesi, Atropo, giochiamo ai pirati? Sussurrava nella notte. Giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Io sono pronto a giocare, dissi, guardando una forma muta e silenziosa che mi fissava. Ci guardammo a lungo, non un batter di ciglia, non un sorriso. Dopo un lungo tempo chiesi, chi sei? Nemesi, rispose. Perché non giochi? Chiesi. Io gioco sempre, rispose. Sono l'ombra che ti copre, sono l'azione che tu fai, sono l'azione che ti ritorna. Tu gioca, disse Nemesi, ed io coprirò la tua azione. Coprirò l'azione di chi subisce quello che fai, coprirò l'azione di chi reagisce. Io sono Nemesi. Ricordo, registro e alimento le reazioni che poi sono azioni alle quali si deve rispondere. Sei tu che devi scegliere, continuò. Sei tu che devi agire in relazione a cosa dice il tuo cuore di quanto ricevi e percepisci dal mondo. Dopo che tu hai agito, il mondo risponde come tu rispondi a quanto il mondo ti sollecita. Io sono Nemesi, gioca. Ero perplesso, nervoso, sconcertato, e mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Piccolo figlio di Era e Zeus, questo è il regno di Nera Notte, che divenne in sé, assieme ad Erebo, permettendo a Gaia dall'ampio petto di generare Urano stellato. Io sono Nera Notte, colei che separò il tempo dal caos. Tu sei un crogiolo di titani, che il potente Zeus ha mescolato per permettere la nascita dei figli di Era. Il tuo tempo è quello di Cronos, il tempo di Nera Notte è il tempo dell'origine. Ti senti sconvolto? Il mio è un utero, da cui infinite forme di tempo emergono. Cronos è una di queste. Quando tu, disperato, hai bussato alla mia porta, hai fermato il tempo di Cronos dentro il tuo cuore. Io ti ho fatto giocare coi miei figli affinché tu rimettessi in moto il tuo tempo con una direzione leggermente diversa. Vedi, attorno a te tutto è nero, nulla ti giunge, nulla sollecita la tua reazione. Siediti e fermati. Non puoi giocare con Nemesi,
perché nessuna nemesi ti giunge dal mondo e non puoi fare appello a nessuna nemesi per reagire a quanto dal mondo ti giunge. Nella casa di Neranotte il tempo è sospeso, il tempo è misura del mutamento, ma io sono Neranotte e sarò l'utero del tempo, di ogni specie nell'infinito. In quest'utero crescerai, imparerai a percorrere tempi e mutamenti diversi. Nemesi, attendila, quando trasferirai quello che sarai diventato nel mondo di Era, e sarà la tua compagna, compagna di tuoi giochi, che guardano il mondo, e compagna delle tue mani, che in quel mondo agiranno. Nessun gioco con te, Nemesi, nella casa di Neranotte. Così guardai Nemesi con occhi diversi, e quando Nemesi percepì il mio modo di guardarla, si dissolse in una vampata. Non riesco a capire, faccio per dire, perché da quel momento il mio cuore sembrava bruciare. Sussurrava Neranotte: giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Dimmi, figlio di Era e Zeus, intendi giocare? Sono pronto. Ma quanti mazzi di carte ha costui? Ma quale regola segue per il suo gioco? Ma qual è il suo intento? Perdevo sempre. Perché? Spiegavo e non riuscivo a farmi capire. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie: tu pensi che ad inganno interessi qualche cosa delle tue spiegazioni? Per inganno tu sei solo un oggetto. Per inganno tu sei solo un insetto che deve schiacciare. Non pensare che inganno abbia un intento. Non pensare che inganno abbia un progetto. Non pensare che inganno voglia raggiungere un qualche obiettivo. Tu sei l'oggetto del suo intento. Tu sei l'obiettivo del suo progetto. Tu sei l'obiettivo che vuole raggiungere. Inganno non inganna te per un fine. Inganno inganna te perché tu hai un fine. Con inganno non si gioca, inganno si schiaccia. Risolvi questo problema, piccolo figlio di Era. A quale scopo giocare con inganno? Dimmi, figlio di Era e Zeus, intendi giocare? Mi disse inganno. Sono pronto, risposi. Inganno rideva mentre mescolava le carte che teneva in mano e altre le faceva uscire dalle sue maniche. Sono pronto, risposi. Ma non qui, giochiamo là. Il suo smazzar di carte si arrestò, mi guardò e mi chiese: che differenza fa? Giochiamo là, riaffermai con voce di tuono. Lo smazzar di carte d'inganno si fece lento e tremulo, la sua voce sembrava fermarsi in gola, e sibilando proferì: piccolo figlio di Era, se giochiamo qui o là, differenza non fa. Giochiamo là, riaffermai, là dove gli spettatori ci stanno a guardare, là dove gli spettatori si fanno giudici e tifosi. Giochiamo là, dove io e te possiamo pagare lo stesso prezzo, il prezzo della gloria o dell'infamia, dato non dalla vittoria o dalla sconfitta, ma da come abbiamo condotto il gioco. Smazza le carte, figlio di Neranotte, là dove io ti consentirò di smazzarle, io sono pronto. Sussurrava Neranotte: giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Vuoi giocare, piccolo figlio di Era e Zeus? La voce suadente, le sue emozioni vibravano di gioia. Certo che gioco, a quello che vuoi e dove tu vuoi. Urlarono le mie parole, uscire dalla bocca. Qualcosa dentro di me cantava una lode per quel compagno di giochi. Qualche cosa dentro di me fu colto da timore. Che bello, era giocare con amore. Sciogliersi e fondersi. Ad ogni gioco io vincevo e ad ogni gioco io ero sempre più amalgamato. Ad ogni gioco volevo giocare ancora. Ad ogni gioco ero sempre più appassionato. Cosa dunque non andava? Perché dentro di me qualche cosa si ribellava? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie: l'esistenza non si distrugge solo con l'odio, ma soprattutto con amore. Amore porta l'oggetto della propria attenzione a fondersi in esso. Quando l'oggetto della propria attenzione si fonde in esso, che ne è dei suoi progetti? Sì, guardingo, figlio di Era e Zeus, tu conosci l'amore di intento, non conosci amore, mio figlio. Amore è fusione, dove chi ama costringe chi è amato a fondersi con lui, e dopo
Che ne è del suo progetto? Amore ama così tanto da soffocare ogni germinazione, la fa propria e la cura in funzione di se stesso. Tu, piccolo figlio di Ere Zeus, conosci l'amore come fusione di intenti. Mio figlio fonde in sé il soggetto che ama. Il soggetto che viene amato e che si fonde con amore cessa di progettare, cessa di manifestare se stesso. Amore lo ha fagocitato, annullato in sé. Così vengono distrutti i figli di Ere Zeus, costringendoli ad amare chi, manifestando loro di amarli, li distrugge. Amore, dissi, qual è il tuo intento? Mi pare ovvio, disse Amore, mettere i miei denti sopra il tuo collo e succhiarti tutto il tuo sangue. Tu sei il mio intento. Ecco perché ci fu un'esplosione nella casa di Neronotte. Ecco perché mi girai per giocare un gioco diverso, con un diverso giocatore. Sussurrava nella notte, giocate, giocate e crescete, figli di Ere Zeus. Un diverso giocatore era il gemello di Amore, vecchiaia. Mi stava ad osservare mentre si disponeva a giocare. Qualunque gioco tu voglia giocare, disse vecchiaia rovinosa, metti la posta sul tavolo. Non ho nulla da mettere sul tavolo, dissi. Tu sei la posta e sul tavolo metti ciò che sei diventato. Tu metti la posta, disse vecchiaia rovinosa, e io la farò mia. Ero ammutolito, annaspavo. Non c'era più tempo per cambiare la posta. Io ero ciò che ero. Io ero il risultato delle mie scelte. E vecchiaia rovinosa metteva fine alle mie scelte. Questo era il figlio di Neronotte. Dei cicli di vita si prende tutto. Uomini ai tanti, ora sono vecchi, privi di forze, e la rovina li sta avvolgendo. E mentre Neronotte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Ogni gioco che farai con vecchiaia rovinosa finisce. Scusate. Non so. Vabbè, no, c'è un rumore strano. Ogni gioco che farai con vecchiaia rovinosa finisce allo stesso modo. Il tuo ciclo termina. Quando vecchiaia rovinosa giunge per giocare la sua partita, gli esseri non hanno più tempo. Io sono Neronotte, l'utero della vita, e la vita nasce e si sviluppa per cicli successivi. Ogni ciclo è scandito da una vecchiaia rovinosa e dalla morte dello stesso. Vecchiaia rovinosa ti pesa come posta del suo gioco. Vecchiaia rovinosa ti misura per quanto sei divenuto come posta del suo gioco. Vecchiaia rovinosa determina la fine dei tuoi mutamenti, delle tue trasformazioni, determina la fine delle tue opportunità. Non hai ancora conosciuto l'ultima delle mie figlie, Contesa, eppure con lei ti sei misurato nel corso di tutta la sua esistenza. Ogni volta che ti misuravi sceglievi, e quando sceglievi di non scegliere anche quella era una scelta. Tutto quello che hai fatto è dentro di te, ed ora che vecchiaia rovinosa mette fine ai tuoi mutamenti, qualcuno pesa il tuo cuore forgiato nella tua esistenza. Il quesito che si pone è questo: l'infinito ti aprirà le porte per un nuovo ciclo? Oppure vecchiaia rovinosa si ciberà del tuo cuore che non hai forgiato quando potevi farlo? Lo so, non ero io a parlare, ma un'antica voce che questa volta in mia vece tuonò. L'Osiride lo scrivani salute te, o toro della terra d'Occidente, Tot, re dell'eternità. E con me io sono il grande Dio a bordo della nave divina. Ho combattuto per te, sono uno di quegli dei, i divini giudici, che hanno giustificato la voce di Osiride davanti ai suoi nemici il giorno della pesatura delle parole.
Sono un tuo congiunto, Osiride, sono uno di quegli dei figli di Nut che tagliarono a pezzi i nemici di Osiride e che incatenarono i ribelli per lui. Io sono un tuo congiunto, Oro, combattuto per te, sono venuto per il bene del tuo nome. Io sono Thoth che giustificò la voce di Osiride davanti ai suoi nemici il giorno della pesatura delle parole nel palazzo del grande dell'antico che è ad Eliopoli. Ra disse: Thoth giustifica la voce di Osiride davanti ai suoi nemici, che Thoth esegua il suo ordine per me. Io sono insieme ad Oro, come il vendicatore della spalla sinistra di Osiride, che è a Sakem. Io entro ed esco fra gli dei, che si trovano il giorno della distruzione dei ribelli di Sakem. Io sono insieme ad Oro il giorno delle feste di Osiride, quando vengono tributate offerte il sesto giorno della festa di Denit a Eliopoli. O tu, che fai avvicinare le anime perfette alla casa di Osiride, che fai avvicinare con te alla casa di Osiride l'eccellente anima dell'Osiride, lo scriba Ani, giustificato di voce, che egli ti ascolti, che veda proprio come vedi tu, che si alzi proprio come si alzi tu, che si sieda proprio come ti siedi tu. O tu, che dai il pane e le offerte di birra due volte al giorno all'anima di Osiride, il nobile Ani, giustificato di voce davanti agli dei signori di Abydos, la cui voce è giustificata con te. O tu che apri la via, che guidi le anime perfette sulla via della casa di Osiride, aprigli in vero la via e guida l'anima dell'Osiride, lo scriba e l'archivista delle offerte di tutti gli dei, il nobile Ani, la cui voce è giustificata con te. Possa egli entrare baldanzoso e possa uscire in pace dalla casa di Osiride. Possa egli non trovare opposizione, possa non essere respinto. Possa entrare in lode e uscire amato, giacché la sua voce è giustificata. Possano i suoi ordini essere eseguiti nella casa di Osiride. Possano le sue parole procedere con te. Possa egli non essere trovato in difetto nella bilancia che è liberata da errore. Siediti, vecchiaia rovinosa, ti racconterò le storie delle mie fatiche, delle mie sfide, dei miei tormenti, dei miei amori. Quando il racconto avrò finito, per l'infinito io sono pronto. Così vecchiaia rovinosa si sedette ad ascoltare, mentre nella notte si apprestò a partorire un altro me stesso e un nuovo e diverso erebo. Sussurrava nella notte: giocate, giocate e crescete, figli di Ere Zeus. Nella notte mi prese per mano e mi condusse lungo oscuri sentieri dicendomi: hai imparato a giocare il gioco della vita, fra poco ti partorirò in un altro erebo nel quale dovrai giocare. Ma da quando sei arrivato triste e disperato, hai acquistato la memoria delle cose. I giochi che hai fatto ti hanno ricordato ciò che sei e l'intento di ciò che fai. Ora sei pronto, piccolo figlio di Era e Zeus. Ora, mia figlia, la quintessenza dell'esistenza delle consapevolezze di Gaia, ti mostrerà il mondo in cui agirai. Amala, mia figlia, per quanti la odiano, e impara a riconoscere i suoi figli negli oggetti del mondo in cui nascerai. In un mondo che le tue vite ti porteranno a percorrere, perché ricorda, il mio utero genera tutto ciò che porta verso l'infinito. Mi attendeva, contesa, sorridente davanti a porte di bronzo, su cui era scritto pace. Sei pronto? Mi chiede contesa. I miei figli ti chiederanno pace, mentre a te muoveranno guerra feroce. I miei figli temono solo che i figli di Era e Zeus manifestino la loro volontà e li combattano. Scegli, piccolo figlio di Ere Zeus, o ami me, contesa odiosa, o ami i miei figli e le loro profferte di pace. Così dicendo, spalancò le bronzee porte dalle quali si lanciarono i figli di contesa. Pena dolente, oblio, fame, dolori che fanno piangere, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordie, inganni, discorsi ambigui, discorsi, anarchie, sciagure e giuramento. Impara a riconoscerli nelle azioni del mondo in cui nascerai e impara a combatterli nella vita quotidiana. Se non li saprai combattere, tu diventerai la loro preda. Solo se esprimerai me, contesa, contesa furente, potrai fermare l'azione dei miei figli quando vengono espressi dal mondo in cui nascerai. Ho giocato nella casa di Nera Notte. Le teste continuavano a cadere e rotolare lungo il fiume. Gli uomini avevano smarrito la ragione di Zeus con cui affrontare la vita.
Gli uomini avevano smarrito la passione dei titani con cui manifestare se stessi. I figli di contesa erano i padroni della vita dei figli di Era e Zeus, e le croci odiose erano impresse come marchi di fuoco per friggere il cuore degli uomini. Dall'utero di nella notte il futuro aveva già incominciato a germinare. E questo è il testo di che cos'è la stregoneria, come si diventa stregoni, la madre della vita nella notte, i suoi figli. Quando scrissi questo testo, praticamente prendendo i riferimenti da Esiodo, ho scoperto subito dopo che lo stesso testo, o meglio non lo stesso testo, ma lo stesso concetto di nella notte era il concetto fondamentale degli orfici. Gli orfici erano coloro che avevano la capacità di guardare il tempo che veniva incontro e avevano la capacità di conoscere, di ricordare ciò che in realtà era la trasformazione, era il divenire di ogni presente. Questo testo praticamente che trovate in internet in federazionepagana.it, www.federazionepagana.it, non è altro che la descrizione in forma similirica, chiamiamola così, di quello che è una via alla stregoneria. E spesso le persone si dimenticano che cos'è una via alla stregoneria, cioè pensano che la stregoneria sia il giochino di fare le carte, o sia il giochetto di fare tarocchi o cazzate di questo genere, che non è altro che il metodo che hanno i cattolici, che hanno i cristiani per descrivere le cose. In realtà la stregoneria è l'arte di affrontare la vita, con impegno e con dedizione, con passione e con profonda strategia. Purtroppo le persone dimenticano questo, e quando dimenticano poi alla fine si trovano sempre davanti a qualcuno che taglia le teste. Taglia le teste sia fisicamente, come è avvenuto in passato, sia metaforicamente, perché vuole metterli in ginocchio e vuole distruggere la sua trasformazione e il suo divenire nell'infinito. Purtroppo questo accade sempre ogni volta che ci dimentichiamo gli intenti per i quali viviamo. E questa lettura della madre della vita nella notte è un omaggio che voglio fare a tutte quelle donne che furono bruciate vive, che furono annientate, che furono massacrate, solo perché la Chiesa Cattolica doveva imporre i propri dogmi. Un'ultima cosa mi interessa dire, io ho ancora due o tre capitoli per concludere sulla percezione extrasensoriale. No? I pezzi che ho scritto sono, mi sembra, 9, quello di questa sera è stato l'8º, sono 2 o 3, insomma, non mi ricordo esattamente. E dopo segue un altro pezzo ancora, e il pezzo che segue dopo è un testo abbastanza particolare, ed è un testo che va a delineare quelle che sono le linee del maschilismo. Purtroppo noi siamo abituati a contrapporre alla donna il machismo, no? Cioè il maschilismo come contrapposizione alla libertà della donna, cioè il maschilista che opprime la donna. In realtà le cose non stanno così. L'oppressione femminile è avvenuta per pulsioni che non sono maschili, ma è avvenuta per pulsioni che sono omosessuali. E questo lo dimostrerò alla fine del discorso sulla percezione. Ed è importante questo, che noi riusciamo a capire questo concetto, cioè che la visione machista in realtà della società maschili, quella che poi viene chiamata maschilista della società, in realtà è una visione omosessuale, ed è una visione omosessuale in concorrenza con la donna, cioè aveva la necessità di distruggere il soggetto femminile della società, proprio perché il soggetto femminile della società era il suo concorrente. Naturalmente l'unico modo per fermare questo non è la repressione dell'omosessuale, anzi è esattamente il contrario, cioè maggiori sono le libertà sociali che l'omosessuale riesce a conquistare,
e minore è la capacità maschilista, è il machismo che viene a pesare sulla società. Ha ragione Grillini. Nella Chiesa Cattolica la massa dei vertici cattolici sono omosessuali che hanno in odio la donna e devono costringere la donna in una posizione subordinata a qualsiasi costo, cioè non gli devono permettere di abortire, non gli devono permettere di farsi libertà di sesso, non devono permettere di gestire la sua vita, non gli devono permettere di gestire il suo corpo, proprio perché il vertice della Chiesa Cattolica è un vertice omosessuale che agisce in clandestinità. L'unico modo per fermare questo è proprio la liberalizzazione di quelle che sono le relazioni sessuali all'interno della società e liberalizzare anche quello che è i comportamenti sessuali omosessuali, in modo che non ci siano più repressione e che possano avvenire in maniera pacifica. Quando ciò avverrà, riusciamo anche a liberare la società proprio dal peso del maschilismo, che è stato uno dei pesi maggiori che ha indotto alla violenza sulle donne, alla repressione sulle donne. E questo è importantissimo. Però di questo, torno a ripetere, il testo è già in internet, se qualcuno se lo vuole scaricare, però verrà fatto fra tre, due, tre, quattro trasmissioni, insomma, cioè un'analisi di quello che è una pulsione che agisce nella società e che è distruttiva all'interno della società. L'unico modo, torno a ripetere, per riuscire a fermare il machismo, cioè la violenza di questa pulsione, è la liberalizzazione delle relazioni sessuali fra le persone. Tanto più la Chiesa Cattolica riuscirà ad impedire, tipo il criminale di Andreotti, vi ricordo che Andreotti è uno dei personaggi che ha tentato il colpo di Stato in Italia fra il 1971 e il 1974 e non è stato processato, però il colpo di Stato ha tentato di farlo, io c'ero e ho lavorato anche per fermarlo, se mi permettete. Ebbene, questo personaggio se è venuto fuori con un'affermazione, fa: io rapporti sessuali non li voglio. Omosessuali non li voglio. In realtà non è questo che egli vu non vuole. Ciò che lui non vuole è la liberalizzazione del lato femminile della vita, cioè la liberalizzazione del femminile nella società. E per impedire la liberazione del femminile nella società deve continuare a mantenere quella che è la contraddizione, quella che è la contrapposizione fra pulsione omosessuale che reprime il femminile nella società e pulsione maschile che invece si trova a dover gestire una società che è meno matta psicologicamente. E questo comunque è un discorso che faremo, più avanti, che faremo in maniera più completa. Bene, allora 049 700 700 e 049 700 838. Ho voluto fare. Pronto? Ciao Ivana. Volevo dire un'altra cosa, è la liberalizzazione della pulsione femminile nell'uomo. Ehi! Dice qui che odia sti qua, no? Che non si libera la pulsione femminile, Sì! la parte femminile, l'anima Sì, no, perché dell'uomo. ma è stato dimostrato che quelli che ce l'hanno maggiormente con gli omosessuali, perché sono omosessuali, sono in No, realtà no, degli omosessuali repressi. omosessuali coatti, Esatto, repressi. repressi, esattamente. Questo. È come l'eterosessuale coatto, è stessa cosa. Sì. E quando che una cosa è, cioè, omosessuale coatto e eterosessuale coatto sono di pari passo, vanno di pari passo, capisci? Cioè non tollerano qualcosa di diverso dentro di loro, capisci? Esatto. Che spinge fuori dalla coscienza, dalla mente che vuole venire fuori, vuole uscire. E naturalmente c'è una lotta intestina e naturalmente succedono malattie e Sì, tutto ma il resto, insomma. tutto questo lo puoi ovviare attraverso la liberalizzazione La sociale liberalizzazione e è basta. fare emergere tutto quello che c'è dentro, senza pa la paura naturalmente di chissà cosa, Certo. purtroppo che siamo in una strada ormai avviata a questo destino. Far uscire tutto Fa l'uomo, uscire quello che tutto, c'è esatto. dentro, Liberalizzare le persone. libere le persone. Dopo, Certo. il discorso che hai fatto prima è una cosa sublime, proprio perché, guarda, te garantisco, se prendere, potresti fare come una specie di
riduzione mitologica, no? Una riduzione personale tua, mitologica, e farla come una specie in email, così in computer, così, ma anche in un libro, come no? Ma comunque l'ho anche stampato questo, eh? È stampato, sì, ma però veramente ci sono dei scrittori che sono dei cialtroni che vogliono scrivere. Però ho sentito veramente qualcosa di... Questo praticamente descrive una vera stregoneria vera e propria. Il vero problema è che, a parte i riferimenti alla grecità, no? Cioè i riferimenti alle divinità, le persone spesso non riescono a cogliere il meccanismo all'interno del discorso. Cioè, cosa vuol dire, per esempio, affrontare inganno e riuscire a scorgere inganno nelle azioni delle persone? Esatto. Cosa vuol dire affrontare Chiere e la Chiesi e coglierlo nelle azioni delle persone? Cioè, è questa la difficoltà veramente grossa che hanno le persone. Esatto. Ed è... sono disturbate, diciamo, no, tantissimo. Disturbate dall'esteriore, dall'interiore, anche dall'interiorità. Sì, ma anche dall'interpretazione. Perché non sanno, cioè non hanno idea che le cose si possono interpretare in maniera diversa. Guarda che mi metto dentro anch'io, prima di arrivare a queste cose. Sì. Cioè, mi metto dentro, comunque sono su una strada che veramente è piacevolissimo, anche come ascoltare, come leggi, insomma, come... Beh, spero di averlo letto abbastanza bene, ma ecco, sì, al di là di questo. Sì, sì, di questo. Va bene, Ivano. Ciao, buonanotte, ciao. Il problema è, fra le altre cose, è che in questo libretto, no, che vi ho letto stasera, sono racchiusi parecchi segreti della stregoneria. I segreti della stregoneria, vi ricordo sempre che sono i segreti di Pulcinella, no? Sono quelle cose che sono talmente ovvie che nessuno le caga neanche, cioè non gliene frega niente a nessuno. C'era una volta un romanzo di fantascienza, mi sembra che si chiamasse Frugate il cielo, una cosa del genere, dove si cercavano quelli che governavano la Terra, naturalmente una situazione fantascientifica, e alla fin fine i potenti della Terra erano quelli che pulivano i cessi nelle autostrade, che allungavano la mano per avere un centesimo, perché erano quelli che effettivamente controllavano la vita del pianeta, che tutto fosse in ordine. Cioè, a volte ci sfugge proprio le cose ovvie, quelle che abbiamo sotto il naso, e siccome non siamo in grado di interiorizzarle a livello profondo, cioè sentirle con le nostre emozioni, sentirle con la parte profonda di noi stessi, la parte della vita, non gli diamo nessun valore. Cioè siamo abbagliati da quella che è l'illusione, da quelle che sono le allucinazioni, che non ci accorgiamo delle cose importanti che ci stanno attorno. Fate conto una cosa, io nella mia ricerca ci ho messo 5 anni per riuscire a capire, non che abbia lavorato 5 anni, ma diciamo che da quando l'ho letto a quando l'ho capito sono passati 5 anni, per riuscire a capire che Fanete degli Orfici, che viene sempre tradotto con il mostro, in realtà non ha significato che lui è un mostro, ma è colui che mostra, cioè colui che fa vedere il potenziale delle cose e che ti permette di scegliere, per scegliere la cosa che dopo si manifesta. Cioè Fanete non era il mostro, ma era colui che mostra, ed è l'intento di castanediana memoria, ed è Eros, perché uno degli intenti più grossi della nostra specie è proprio la relazione sessuale, è il potere dell'energia, che è sempre energia sessuale. Ogni volta che parlate di energia della vita, che parlate di energia magica, parlate sempre di energia sessuale, comunque la veicolate e comunque giocate sulla compressione, accumulo, tensione, carica, scarica, formula vecchia la solita. Bene. Questo è quanto. Allora, vi ricordo che stasera ci ritroviamo a Montegrotto, in via Aureliana, presso il pub Imbolc, fra Pagani e Vicani. Ci sarà chi ci sarà, di solito c'è un po' di più gente, un po' meno gente, comunque ogni sera si chiacchiera del più e del meno delle cose che ci tira di parlare, non esiste un programma preciso. Se non c'è niente da parlare, ci raccontiamo qualche barzelletta, ci mangiamo un panino e ci raccontiamo le ultime avventure al Bosco Sacro per il rito che abbiamo tenuto
giorno pagano della memoria, oppure ci raccontiamo del rito che hanno tenuto i ragazzi quel giorno che sono andati a festeggiare il primo marzo, il battimarzo, qui in Veneto. Non va benissimo qualunque cosa, comunque là ci incontriamo. E poi il giorno 24 marzo, presso il Bosco Sacro di Jesolo in via Cagamba, settima traversa, e ci ritroviamo per il rito dell'equinozio di primavera, il rito che celebra la nascita e che celebra la conoscenza. Naturalmente, se andate sul sito www.federazionepagana.it, ho messo anche una serie di filmati fra il passaggio in mezzo al fuoco e filmati sull'uso del fuoco all'interno dei riti pagani, che potete guardarvi, si scaricano abbastanza facilmente. E l'altro sito invece www.federazionepagana.it, là ci sono 814, l'ultimo dato, ci sono pagine da cui potete scaricarvi tutto il possibile immaginabile e tutte le cose che vi interessano, che sto parlando anche qui. Questo testo di oggi, La Nera Notte, la trovate su www.federazionepagana.it e comunque è linkato anche in www.stregoneriapagana.it. Ciao a tutti, io vi lascio con Stefano e vi do appuntamento per giovedì prossimo, perché ci sarà anche Francesco. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.